Secondo una leggenda, nel 1815 un terribile acquazzone estivo ha colpito Firenze, rovinando un'importante partita di tabacco Kentucky lasciata a riposare nell'ex convento di Santa Caterina. Il direttore della fabbrica, per non buttare quelle foglie di tabacco rifermentate, ormai rovinate, decise di utilizzarle come ripieno per piccoli sigari da vendere a basso costo. Fu così che nacque il sigaro toscano, oggi famoso in tutto il mondo. Nel 1999 a Foiano della Chiana, amanti del culto del fumo di sigaro si sono riuniti per dar vita al club Maledetto Toscano, esperti ed appassionati che assaporano insieme i piaceri della vita. Per me il sigaro rappresenta innanzitutto una passione e ci tengo subito a dire che non è un vizio il sigaro, come può essere per esempio il fumo della sigaretta. Oltre a dare un grande piacere, a migliorare la qualità della vita sicuramente, soprattutto per chi fa un lavoro molto stressante come faccio io, il sigaro aiuta parecchio, ma è anche una questione di cultura. Noi in Toscana veniamo praticamente allevati dai nostri nonni, dai nostri zii, tutti o quasi tutti hanno fumato il toscano, per cui è quasi naturale per noi arrivare al fumo del toscano. Nella loro sede è stato istituito un vero e proprio cavò, al cui interno sono custoditi quasi 8.000 tra i sigari toscani più pregiati, per un valore di circa 300.000 euro. Un sigaro Magnum di 23 grammi può raggiungere il costo di 1.000 euro. Insomma, dei veri e propri tesori, tutti fabbricati a mano. Benvenuti nel cavò del Club Maledetto Toscano. Dopo anni abbiamo realizzato questo sogno. L'11 settembre del 2022 abbiamo aperto ai nostri soci la raccolta dei sigari toscani che negli ultimi 25-30 anni il club è riuscito a mettere da parte. La conservazione del sigaro toscano è fondamentale, come i grandi vini vanno tenuti in cantina, questi armadi ricreano le condizioni necessarie per la tutela e l'affinamento del sigaro toscano, per cui una temperatura che oscilla fra i 16 e i 18 gradi e un'umidità fra i 68 e il 72%. Ironicamente potrei dire che in altezza mi sono fumato l'Empire State Building, ma forse mi sono comprato anche qualche piano. La ricerca della qualità della vita, che è alla base della scelta del fumo del sigaro, ci porta necessariamente a fare una scelta di qualità anche per quello che si mangia, per quello che si beve e per quello che sta intorno. Non a caso nel nostro club abbiamo sempre privilegiato riunioni che fossero sì imperniate sul fumo del sigaro, ma che rappresentassero anche dei momenti culturali importanti. Il fatto di poter interpretarci come maledetti toscani, vedo che nel corso del tempo, nei nostri 23 anni, ha portato anche altra gente ad avvicinarsi al nostro stile di vita. C'è un po' il vezzo del fumare, il vezzo del vestire, il vezzo di ricercare anche un qualcosa che ci possa distinguere. E in un certo senso, con un po' di ironia, ci distinguiamo nel nostro modo di essere.